Oggi inauguriamo questa nuova veste di Largo Villa Glori, dove la Fondazione Carit ha dato un contributo importante e significativo di 35.000 euro, non per il restauro, ma siamo andati un po' al di fuori di quelli che sono i nostri settori normali, rilevanti, ma abbiamo deciso di insistere sulla riqualificazione urbana della città. E questo è un primo passo fondamentale dove con un piano economico che è stato presentato al Comune, che noi abbiamo sostenuto finanziariamente, siamo riusciti a riqualificare questo angolo della città che è un punto importante d'aggregazione e sempre più importante, soprattutto mettendo a posto tutto il catino, l'arborizzazione, l'illuminazione, per ricordare che tutto sommato Largo Villa Glori storicamente rappresenta anche un residuo degli antichi bombardamenti, qualcosa che è rimasto integro dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. È un po' l'espressione di quello che è il tema che ho cercato di portare avanti dalla campagna elettorale in poi, cioè questa collaborazione che ci deve essere tra la città e tutte le forze vive e migliori della città stessa. E questi sono i frutti, li possiamo vedere tangibilmente oggi in questa inaugurazione, piano piano, con il contributo di tutti, con l'amministrazione che si fa parte dirigente e parte attiva e con tutte quelle che sono le espressioni migliori della società, cercheremo di rendere Terni più bella, più accogliente e più decorosa.